Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chrono Stones Randomizer. Lo scorso episodio si è concluso con la morte di Big. Purtroppo anche i dinosauri muoiono. Ha avuto una morte sofferta perché si è combattuta sto tizio qua praticamente. Che sì, anche lui era randomizzato a quanto pare. E anche i dinosauri possono essere randomizzati in questo gioco. E mi hanno battuto due volte. Poi ho dovuto togliere la mod. I giocatori hanno ripreso le loro sembianze naturali, ma poi l'ho rimesse perché avevo registrato per pura fortuna tutti gli spiriti guerrieri. Quindi ho potuto rimettere quelli randomizzati. Bersaglio acquisito, no, chi è? Mosta! Oh no, che belli però loro. Cosa? Conferma eliminazione bersaglio boss. In seguito a questo evento il vostro obiettivo non è più raggiungibile. Ah... E loro sanno anche cosa vogliamo fare. Aspetta. Ah, guarda quanto è meglio ora. Ma quindi in realtà sono loro che hanno eliminato boss. Beh certo, sì, infatti ci hanno detto che aveva subito colpi da una sfera. Quindi sì. Squadra perfetta, capitano Eldorado. Un po' meno impostato si può fare. Guarda, vogliamo fare una cosa veloce. Facciamo la partita adesso. Distruggete la Raimon. Va bene. Una sfida. Vabbè, facciamo sta partita. Possibilità di vittoria della Raimon 0,00001%. No, in realtà basta uno 0 dopo la virgola e conta come tantissimi 0. È rosso! Ce l'avevo come... Ce l'avevo, lo usavo come giocatore, perché c'era, ovvio che ce l'avevo. Lo usavo come giocatore sul 3. La passerei dietro perché sai, no? Ci provo. Ok, modalità allenamento. Cosa? Cioè, per voi è un allenamento questo? Wow, ma siete fortissimi allora. Guarda, ti lascio tirare in porta libero, ok? C'è tutta un'altra parte della fili. che difficoltà che avrà avuto. Ci hanno stracciato, sono fortissimi. Stavano allenandosi, tra l'altro. Riavvio dei valori cerebrali in modalità... Ma che cavolo stai dicendo? Chi è stato? Chi ci ha salvato? Sor però non vuole darsi per vinto e vuole sconfiggere a tutti i costi la squadra... A tutti i costi la squadra perfetta. E va a allenarsi con Big. Ah, e ora Cryptix ci vuole raccontare qualcosa su... Sor, Ark, chiunque egli sia. Oppure ce lo racconterà Eldorado, è uguale. È emerso che il ragazzo proviene in realtà dalla nostra epoca. Potremmo definirlo una sorta di rifugiato temporale, per essere più precisi, della generazione anteriore alla nostra, quella che ha sviluppato le prime macchine del tempo. E ovviamente tu che fai? La prima macchina del tempo non la vai a testare con tuo figlio? Certo. Però effettivamente se tu vai nel passato a vedere, a fare, a cosare, beh, è ovvio che sia sicura la macchina del tempo, però... A quanto pare no, perché è successo quello che è successo. La capsula avrebbe attraversato varie onde temporali fino a fermarsi nel Cretaceo. Ah, quindi a caso praticamente. Va bene, posso capirlo. È in grado di parlare. Ah, pensiamo che abbia acquisito questa abilità grazie ai software educativi presenti nella capsula. Cioè, hanno una scusa per tutto questi. Brr, continuo a svegliarmi per il freddo. Ma quello è Fei. E così ora sei solo, Big. Proprio come me. Perché papà mi ha abbandonato? Forse ti ha lasciato con me perché sapeva che sarei rimasto solo. Non so perché se ne sia andato. Forse mi odiava. No, Big, non preoccuparti per me. E non avere mai paura di niente. Entrambi sappiamo come ci si sente a stare soli. Ma non ho mai lasciato che questo mi rattristasse. Il calcio mi ha sempre dato il coraggio e la forza di andare avanti. Beh, ora è meglio che torni a dormire. Arion! Oh, mi dispiace, non ho potuto fare a meno di sentire. Fei, tu sei... insomma, un po' di backstory per tutti. Però, ehi, che succede? Tutti svegli? Let's go! Papà ha trovato ottimo compagno per allenamento. No, dai, ti prego, un altro... Altri dinosauri? No, per favore. Ok, deve essere il compagno per allenamento.
Vabbè, sì, tutto duro. Ah, in porta non c'è nessuno? Ma scusa, davvero non c'è nessuno in porta? Ah no, c'è, però è in T-pose, grande! Ok. Lunete prende palla, quindi. Magari evoca lo spirito guerriero qui in questo momento. Goldie è meglio sulla fascia destra. Vabbè, Lunete, ma comunque sta a sinistra. Vedi come sono le cose? Tanto semplice. Allora, la ripasso subito, magari. No. Chi evoca? Tachione? Tachione, sì, le particelle di Tachione sono le particelle più veloci della luce. No, no, basta che prendo palla. Questo che è Varius. No, no, Atena, peggio. Ma guarda, se non c'è veramente. Oddio, lui sta in T-pose, quindi non so se. Magari non. Magari sta fermo lì, neanche esiste come PG. Ma no, esiste come? Esiste come? Che cosa è su cosa? Ma dov'è? Ma perché? Perché è tutto quanto sminchiato? Per favore! Un'altra Atena! Ci vuole un'altra Atena, no? Dopo dovessi essere troppo forte. No, ragazzi, così però è ingestibile. Ma perché mi supera senza fare nulla? Ma non è giusto. Allora, vado in armatura? Perché non ho il tiro potente senza. Ho solo lo spirito. Ma Vitra non poteva essere un tiro. Non lo so. Ma niente praticamente. Boh, andiamo con stoccata di balista. Qua non si risolve, amici miei. Non si risolve facile, no? Ok. Ok. Lascerò mettere i piedi in testa dai ragazzi. Si accorgeranno di cosa sono capace. Ecco a voi, Amaterasu, guerriera dell'Aurora! Tombola! Let's go! Ciao ciao e grazie, a mai più si spera. Beh, insomma, abbiamo un nuovo spirito guerriero. Oddio, ancora, ma basta. Avete stufato, Mustafa, hai stufato. Piano 16, perché l'altro è fallito, eh. Siamo nella valle degli animali. Avete la terraformazione in corso. Vediamo loro chi sono. Ma come Sor? Vabbè, allora, Russo con i completini da marinari, Carlo come allenatore, tanto per cambiare. Se può fare due d'una crociata, Orion Hanta. Ok, può fare una sola mossa. Questo che è Sor può fare una sola mossa. Tutti quanti possono farne bene o male una. Anche tu puoi farne una. Tu non puoi fare niente. Tu invece che fai? Tu ne fai una, proprio è pericolosa, anche tu ne fai una, tu ok, tu giusto una, e tu che fai? Niente, Callus è in attacco e non fa niente, ottimo! Sapphire, non fa niente. Acrobazia acrobatica, ok. Charlie che ne fa tre almeno, due almeno, cavolo però! Ce l'ha tanti di punti questo, chi è? Questo è il gene V addirittura. Cioè questo è il gene. Vabbè, Sal. Ok, gliene fa due pure lui. Due precise proprio. Allora, io qua ci riprovo, ma tanto so che è tutto inutile. A Trapper, che è stata tutta parte sbagliata. Stavolta Sanremo, noi ad averla meglio. Squadra perfetta, fatemi sotto. Negativo, la vostra sconfitta è imminente. Ovviamente, chi evoca? Ah, la ombra! Ok! Le vostre possibilità di vittoria contro una squadra munita di spiriti guerrieri di questo livello sono pari allo zero. Sì, ce l'hai detto prima, 0,00001% probabilità di vittoria. Ah, però se lo finiscono subito, eh?
Gol. Continuare sfida. E vabbè, continuiamo la sfida, che ti devo dire? Però io la continuo, basta che mi fai toccare palla. Non preoccupatevi del possibile impatto sul futuro in questa era, va bene. Quindi possiamo distruggere tutto? Tutto storto. Fai sentire la voce, piccoletto! Big! Groa! Ci sta aiutando! Ce l'hai fatta, Big! Sei riuscito ad andare avanti anche se ti manca tua madre! Adesso so cosa devo fare! Big, proviamoci insieme! Ok. Però andiamo con il Miximax. Sai, no, per provare, per riuscire ad avere un po' di vantaggio. Evochiamo Poseidone! Signore dei mari. Vai, sfondamento. Che poi loro hanno anche vestito da marinari, quindi no, sono perfetti. No, puzzone! Scrifosone! Sgrodolox! Allora, perché hai tirato? Perché, ovviamente... Non ho la presa perfetta sul giocatore, ovviamente, no? Oddio. Sì, posso fare tiro fantasma. Potrebbe parare perché ha due luna crociata. Però io sono versione 2, quindi sono più forte. Ma aveva luna crociata, perché non l'ha usata? Ok, vabbè, questa penso che potrebbe anche non passare, Ok. Va bene, finisciti lo spirito, Tata. Finisciti anche lo spirito. Ci provo però a fermarla, perché no? Bene, bene, bene. O fermarlo. Callus è maschio o femminile? Non mi ricordo. Ma comunque è buono, perché almeno aumentiamo la barra di avanzamento. Perfetto. Vai. Sei! Penso che tu abbia dei poteri nascosti che non stai sfruttando. Devi guardare avanti, proprio come hai detto a Big. Puoi evocare uno spirito guerriero e indossarne l'armatura. Non c'è momento più adatto di questo. Ma come fai a sapere che... Cosa c'è che ti frena? Cos'è? Io... non posso. Fei, rispondimi. Perché non usi il tuo spirito guerriero? Perché non lotti con tutte le tue forze? Riporta a galla ricordi dolorosi. Riapre vecchie ferite. Ma Robin è uno spirito guerriero potentissimo. Ed è anche carino. Come fa a metterti di malumore? Goldie... Com'è possibile che tu sappia di lui? Siamo tutti tuoi amici. Stiamo dando l'anima per proteggere il calcio. Sì, lo so, lo vedo. Capisci adesso? Forza, fai vedere a tutti di cosa sei capace. Ma cosa mi passava per la testa? Gli altri stanno dando tutto ciò che hanno. E io mi trattengo. Hai ragione, Goldie. È tempo di fare sul serio. Come Big e il resto della squadra. Eccomi! Hai evocato il tuo spirito guerriero! Bravissimo, Big! L'hai steso! Se non mi sbaglio, questo potrebbe essere il momento giusto per... Pronti al Miximax! Miximax completato! Big, ti ringrazio. Con l'aiuto del tuo potere, continuerò a lottare. Robin, signore della velocità! Armatura! Ehi, non sapevo che potessi indossare l'armatura! È fantastico! Non volevo tenerlo nascosto, è solo che c'è un motivo per cui non volevo usare il mio spirito guerriero. Capisco. Ora però non possiamo farci battere. Anch'io, come capitano, ho il compito di portare la squadra alla vittoria! Si gioca? Oh! Sfondamento! Quindi lui ha Robin per davvero.
Che buffo. E allora, amici miei, zanne aguzze, non ce lo toglie nessuno. Non c'è momento migliore per fare zanne aguzze. Para questo, para. Vai. Frollacchio. Si va per il 3-2, giusto? Ah. Ma ora che è invincibile la usa, ma è scemo? Ma questa è la partita di calcio più bella di sempre. Papà, anche tu piacere partita? Mi sembra la palissiano che lo spirito del calcio vi abbia conquistato. Direi che è il momento. Preparati, Sor. Ah? Pronti al Mexi Max! Mexi Max completato! Praticamente noi con i Mexi Max siamo la squadra perfetta. Rex, credo che dovremmo ripagare da Raymond con gli interessi. Passate dalla modalità allenamento a quella normale. Vabbè, allora però... Vuol dire che prima non ce la stavate mettendo tutta? Se mettercela tutta significa giocare al massimo delle proprie capacità, la risposta è no. I nostri parametri erano semplicemente adattati ai vostri. Disponiamo di riserve finora inutilizzate. Tipo... distruggere tutto e tutti? Spirito guerriero sprecato? Gol. Missione compiuta. Beh, riusciamo comunque a sfondarli con lo spirito, quindi non vedo qual è la difficoltà aggiuntiva. Che siete rimasti uguali? Cioè, schiappe eravate e schiappe siete rimaste. L'unica maniera in cui siete riusciti a fare un gol era grazie all'invincibilità. Oh, ma questo è... Ah, è Sor per davvero lui. Come acrobazia robot? Ma stai zitto! Vabbè, te lo sei finito comunque. Ciao, eh! Andiamo con lo spirito guerriero con... dov'è? Eccolo qua, Rock. Evochiamolo. Rock, feroce uccello fatato. Oh no, anche tu lo evochi? Ah, la parata, certo. Magari vedo se andare in armatura per fare gol. Come invincibile. Ma santo cielo, meno male, meno male. Questa squadra è di un'altra categoria. Ma non possiamo arrenderci. So cosa serve. Io, Dimitri e gli altri abbiamo fatto tutta questa strada per salvare il calcio. È per questo che siamo qui. Devo migliorare. Devo cercare dentro di me qualcosa di più grande e più forte. Apollo, spirito del sole. Armatura. Ce l'hai fatta, hai indossato l'armatura. Sì, e ora diamoci dentro. Ha anche cambiato spirito guerriero. Incredibile, no, è sempre lo stesso alla fine. Levatevi dai piedi! Non vi voglio vedere, non vi voglio sentire. No, tu non mi puoi fare, tu non mi puoi dare cartellino, amico mio, però. No, no, questa è persa, purtroppo. La situazione è questa, ho pareggiato, siamo 4-4 sul secondo tempo, e sì, prima ho perso, quindi siamo così, e si stanno mobilitando chi? Ritiratevi con effetto immediato. Ah, probabilmente gli ultra evoluti. Quindi niente, anche loro scappano. Beh, diciamo che gli abbiamo dato del filo da torcere, eh. Devono però un attimino rivedere i Mexi Max e le armature perché si sono tolte. Purtroppo. Però siamo stati alla loro altezza, dovremmo esserne orgogliosi. Se ci alleniamo possiamo farcela salvare l'allenatore Ivan il calcio. Allora, papà è... si vede che è, lo... che è lui il modello, però. Ha rintracciato la famiglia di Sor nel futuro. Il problema è che lui non si ricorda dei genitori, ma i genitori sì, forse. In effetti, però, sì, ora la sua vita è qui. Ah no, vuole venire con noi a giocare a calcio. Va bene. Tesoro di papà. Un coprolite, probabilmente. Coprolite è cacca fossile.
Probabilmente è un bel regalo. È comunque fossile alla fine, dai. È tempo di andare a casa, però. Che succede? Ah, Big, certo. Ora è tutto solo. Big, è il momento di salutarci. Secondo te se la caverà? Eri tu a occuparti di lui, no? Big, no problema. Sor visto Big combattere prima. Sor sa che Big potere crescere da solo. Big dovere diventare grande come boss. Big dovere diventare capo di valle di animali. Lavoro importante, capito? Ma ha appena perso sua madre. Non credi che abbia ancora bisogno di un po' di aiuto? Sor crede che Big riuscire. Boss morta, ma ora Big avere nuovo amico. Sei stato molto in gamba, Big. Ti ho visto. Ora devo andare, ma so che puoi farcela. Sento che crescerai e diventerai il re della valle degli animali. Prenderò esempio da te. Continuerò a lottare. Io veloci della luce, al tempo presente! Nuovo software installato, aggiornamento riuscito, preparazione alla prossima partita in corso. Giusto in tempo. È in corso un attacco degli ultra evoluti al quartier generale della Eldorado. Soltanto voi potete respingerli. Ricevuto. Parametri impostati al massimo. Sei con le spalle al muro, Todo. Presidente, questo è Simeon Hype, capo degli ultra evoluti. Ah, nonno, ti ricordi di me? Che onore. Condurre dei ragazzini in una guerra contro il mondo intero, tutto ciò è assurdo. Assurdo? Non credo proprio, vecchio mio. Se è assurdo, perché hai provato in tutti i modi a eliminarci? L'ultra evoluzione è stata causata dal calcio. È per questo che stai cercando di cancellarlo dalla faccia della terra, no? Ammettilo, vecchio mio. È davvero patetico. Ecco io. Cosa importa se siamo ragazzini? Perché dovrebbe fare differenza? D'ora in poi seguiremo la regola della selezione naturale. I più forti sopravvivono. I più deboli soccombono. Perdoni l'attesa, signore. Huh?